Eccoci qua, siamo con Giuliano Fili, allenatore dell'Arizzo, che sale in promozione, un triplo salto possiamo dire, dalla terza categoria, adesso siete in promozione, è un sogno che si realizza. Un sogno che si realizza, un progetto che si avvera, il nostro vero obiettivo, 3 anni la promozione, una vita che ci tentavano ad Arizzo, non ci siamo mai riusciti, noi al primo tentativo siamo saliti, siamo orgogliosi di questi ragazzi, siamo contenti di tutto. Ecco, oggi è una partita molto molto difficile qui a Bonorva, il Bonorva doveva giocare per i playoff, voi siete stati bravi anche sotto di un gol a rimontare e poi a vincere. L'Arizzo è forte, non si discute, l'Arizzo ha rimontato 1, 2, 3 reti anche, non ha paura di nessuno, gioca su tutti i campi, rispetto agli avversari in massimo, abbiamo tantissimi campioni, non possiamo fermarci sotto di una rete noi. Ecco, oggi tra l'altro è stata una partita negli spalti, no? Una partita tra le tifoserie e tantissima gente che è venuta alla fine e poi si sente la rivalità con Tonara, no? No, quella con Tonara sono pesserie, siamo molto amici noi con Tonara, siamo molto contenti che ho già vinto, che fare play out e saliremo a tifare per loro. Purtroppo anche qui abbiamo pochi elementi isolati che ancora sentono questo campanilismo, ma tra noi e loro non esiste niente, ripeto, tantissimi amici e compari a Tonara, tanto di rispetto. Certo, vittoria dedicata a chi? Vittoria dedicata a chi oggi non c'è con noi, a chi ha eseguito questo sogno per anni, come il bomber Ricky Lai, come lo stopper Paolo Pava venuto a mancare l'anno scorso, e soprattutto al paese che oggi ci ha seguito in massa. Ecco, così c'è stato un momento della partita in cui avete pensato di non farcela, di fare lo spareggio. Allora quello... Vai a cagare. Questo, forse questo è il momento più peggiore, diciamo. Vabbè, dai, se lo meritano, con quello che hanno passato e sudato e combattuto, se lo meritano. Certo, onore certo a loro. Per chiudere, insomma, adesso come festeggerete? Allora, adesso festeggeremo alla grande, ma già da domani il paese intero si deve muovere per dare un futuro a questa società, perché non possiamo combattere in tre, da 3 anni come siamo, con ottimi risultati, con un settore giovanile alle stelle, ma pur sempre in tre però. Certo, certo. Paesi, enti locali si devono svegliare e sostenere questa società, perché altrimenti è vano il nostro lavoro. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Giuliano Pili, complimenti all'Arizzo ovviamente per la vittoria del campionato, un grande in bocca al lupo per il prossimo torneo di promozione. Grazie. Se c'è